Buonasera a tutti, benvenuti ed attenti al lupo. Questa sera parliamo dei nonni, un ruolo fondamentale non solo per l'educazione, ma anche perché nella società di oggi aiutano concretamente tantissime famiglie. Qual è l'apporto reale che possono dare i nonni oggi in ogni famiglia? Ne parleremo questa sera con gli ospiti importanti, ma come sempre una persona ci ha scritto, non so se sia uomo o donna, e ci ha fatto una domanda. Vero Maris? Buonasera Maris. Buonasera a te Giuseppe, ai nostri ospiti e ai nostri telespettatori. Perché abbiamo deciso di parlare di nonni? Oltre a pensare che sono importantissimi, perché ci è arrivata questa lettera. E allora, se volete darci degli argomenti da trattare, delle domande da fare, mandatele ad Attenti al Lupo, via Aurelia 796, il CAP è 00165, lo sapete, ci troviamo a Roma. Se volete mandarci una domanda più velocemente, basta mandarla alla mail Attenti al Lupo, @tv2000.it. Ma vediamo subito chi e perché ci hanno scritto. Cari amici di Attenti al Lupo, sono un pensionato che però non ha mai smesso di lavorare. Ho due nipotini, Samuele e Chiara, che mi tengono impegnato tutto il giorno. Li vado a prendere a scuola, preparo per loro pranzo e merenda, giochiamo e chi più ne ha più ne metta. Da un po' di tempo anche i genitori dei loro amichetti hanno cominciato a chiedermi una mano per i loro figli, a volte offrendomi anche dei soldi. Qualcuno di loro mi ha parlato di voucher, ma io come pensionato li posso accettare? C'è il limite oltre il quale rischio la mia pensione? Forse è una domanda un po' strana, ma è un po' che ci penso con l'idea magari di mettere poi via questi soldi proprio per i miei nipoti. E questo ce lo scrive nonno Roberto da Brescia. E allora rispondiamo subito a nonno Roberto. E allora ringraziamo e salutiamo i nostri ospiti. Buonasera Raffaele Bonanni, docente all'Universitas Mercatorum, docente universitario, ma per tantissimi anni è stato un leader, il leader della CISL, il principale sindacato, uno dei principali sindacati italiani, segretario generale della CISL. Buonasera Bonanni. Buonasera. Ed Anna Fenizia, insegnante, ora in pensione, nonna. Allora, Anna Fenizia ha 4 nipoti, invece Raffaele Bonanni ce n'ha 3 e tra pochissimo, 15 giorni, arriverà il 4º nipote, quindi sono anche nonni a tutto campo. Allora, io direi, e vediamo poi una cosa buonissima che c'è sul tavolo, ne parliamo tra qualche istante, ma prima chiedo a Bonanni, al nostro telespettatore che ci ha scritto, in qualche modo possiamo dare una risposta, perché un modo per arrotondare questo è possibile o non è possibile, lei che ha un passato da sindacalista. Sì, è molto facile rispondere, perché c'è la possibilità di cumulare il reddito da pensione e il reddito da lavoro. Quindi non si rischia, si possono cumulare. Prima non era cumulabile, devo dire la verità, me ne occupai proprio io anni addietro, e feci grandi pressioni a che questo avvenisse. Perché? Perché si andava in pensione da molto giovani, poi si rischiava di fare lavoro nero, allora meglio appunto cumulare legalmente i lavori nuovi con la pensione che si prende, in modo tale da pagare le tasse, ma anche da pagare i contributi. Quindi è possibilissimo farlo. Quanto è importante l'attività di nonno? Come la svolge lei? Che ce ne ha 3, un altro in arrivo, con una figlia che è al di là dell'oceano, dall'altra parte del mondo, qualcuno che è qui. Quanto è importante nella vita quotidiana? Ma credo che la figura del nonno sia molto importante per i bambini, per tutti i bambini di ogni generazione è stato un riferimento importante, perché non è il padre, ma è una persona che avverte, molto amorevole, e quindi ci si lega, anche perché poi magari si è più in grado di trasmettere nozioni, è più in grado di trasmettere anche aneddoti che riguardano la famiglia. È importante anche come appunto elemento di saggezza da trasferire appunto a questa persona nuova, questa persona giovane, questo bambino. Anna Fenizia, una vita da insegnante, ora da nonna, vediamo, quello l'ha fatto lei, ecco, vediamo il ciambellone, che è un classico dolce, no, che fanno tante nonne, che un tempo si facevano, oggi non è più così, perché vogliamo dare un po' di indicazione, lei è una nonna chef, l'abbiamo chiamata, devo perché dire, è bravissima in cucina. Devo dire, sì, però questo ciambellone l'ha fatto nonno Enrico, mio marito, perché mentre io mi dedico al salato, lui è il vero pasticcere di casa, e quindi incontra poi il consenso dei suoi nipotini, ma soprattutto per dare loro qualcosa di sano. Meglio le merendine o il ciambellone? Le vecchie tradizioni? Guardi, laddove è possibile è chiaro che è meglio il ciambellone, come sono meglio le marmellate che per esempio facciamo a casa con la frutta che
dei nostri alberi, quando è possibile. Questo e allora ne parleremo, perché poi la stimolerò, perché dicono le mamme di oggi non c'è tempo, ma voi come facevate? Ecco, la prossima domanda è questa che le rivolgerò, ma prima diamo i contatti, vero Maris? Questo santi nonni, ecco, perché poi ci sono i nonni che ci aiutano, però ecco, se voi volete anche mandarci dei suggerimenti, potete farlo tramite il nostro numero verde gratuito, anche per i cellulari, 800 508 990, e magari lancio anche una domanda: voi cosa preparate ai vostri nipoti e ai vostri figli? Se volete potete anche raccontarcelo sui nostri social network, su Facebook e su Twitter, basta cercare Attenti al Lupo. Bonanni, ma questo Stato italiano, lo Stato sociale, è poca cosa, non è che viene incontro in qualche modo ai giovani e alle famiglie, c'è pochissimo, quindi in qualche modo bisogna ricorrere, lo vedremo in alcuni servizi, alla figura del nonno, quando è possibile, quando non è lontano. Bisognerebbe far qualcosa, si fa ancora poco, troppo poco? Il nonno è un ammortizzatore sociale, la famiglia è un ammortizzatore sociale e il nonno nella famiglia è un punto forte. Perché? Perché ha tempo libero da dedicare alla famiglia stessa, ha spesse volte, non sempre, anche dei soldi conservati, poi è gente che è abituata a altri ritmi di vita, quindi riesce anche a mettere da parte e quindi nei momenti più importanti, difficili, la famiglia sostiene economicamente anche la famiglia, negli interstizi di difficoltà della coppia, alla fine per allevare i bambini e così via, è sempre disponibile. Un mio amico, proprio l'altro ieri, mi parlava che si divide ogni settimana tra Firenze e Roma, perché è di Pescara questa persona, ma ha un figlio a Firenze e una figlia a Roma. E quindi di volta in volta, se, a seconda delle difficoltà, si reca o a Firenze o a Roma. È una sorta di... È la forza dell'amore, come sempre. È una sorta di job call, cioè lo chiamano per telefono e lui arriva all'ultimo momento. È vero, è vero. Insomma, forza di ammortizzatore sociale. Anna Finizia, la domanda che le facevo prima. Oggi tutti si lamentano, si va di corsa, non c'è tempo per preparare il ciambellone, per fare altre cose. E voi come facevate? Perché lei insegnava, cioè aveva dei figli, portava avanti una famiglia. Che cosa avevate? Energie in più o un'organizzazione maggiore? Devo dire in verità che anche noi ci avvalemmo della generosità dei nonni, che all'epoca, quando erano piccoli bambini, nelle ore in cui io ero a scuola, erano presenti. Ma c'è anche da aggiungere che probabilmente noi eravamo stati educati a un maggiore spirito di sacrificio, per cui, che però era vissuto con gioia. Era vissuto non come rinuncia, ma come scelta di amare di più. Questo è importantissimo, ma penso che questo ruolo abbiano i nonni anche oggi, quello di essere cioè elemento di gioia nella famiglia, non solo per i nipoti, ma perché la sicurezza, la tranquillità che i genitori dei nostri nipotini hanno lasciando, affidando a noi i loro bambini, poi risulta a vantaggio di tutta la famiglia, perché così può vivere più serenamente il dono della vita. Non è solamente un valore economico, un nonno vale 100 volte, per carità, con tutto il rispetto, alla babysitter, diciamo. Ci sono e c'è bisogno di questo, ma non è la stessa cosa. Ma il nonno Enrico ha fatto il ciambellone anche per i nipoti oggi, cioè, o solo per noi? Oggi, sapendo che venivo qui, l'ha fatto nel giro di un'oretta, ma in genere ne godono i nipotini, ne ha fatti due. Noi siamo oggi tutti nipotini qui ad Attenti al Lupo. Allora, vediamo le parole forti pronunciate proprio per i nonni da Papa Francesco. Il 15 ottobre scorso, quando ha incontrato nell'aula Paolo VI in Vaticano 7.000 aderenti all'Associazione Nazionale Lavoratori Anziani nell'ambito della festa dei nonni, vediamo che cosa ha detto, le parole forti di Papa Francesco. Non sono pochi gli anziani che impiegano generosamente il loro tempo e i talenti che Dio ha loro concesso, aprendosi all'aiuto e al sostegno verso gli altri. Penso a quanti si rendono disponibili nelle parrocchie per un servizio davvero prezioso. Alcuni si dedicano al decoro della casa del Signore, altri come catechisti, animatori della liturgia, testimoni di carità. E che dire nel ruolo dell'ambito familiare? Quanti nonni si prendono cura dei nipoti, trasmettendo con semplicità ai più piccoli l'esperienza della vita, i valori spirituali e culturali di una comunità e di un popolo.
In un mondo come quello attuale, nel quale sono spesso mitizzate la forza e l'apparenza, voi avete la missione di testimoniare i valori che contano davvero e che rimangono per sempre, perché sono scritti nel cuore di ogni essere umano e garantiti dalla parola di Dio. Proprio in quanto persone della cosiddetta terza età, voi, o meglio noi, perché anche io ne faccio parte, siamo chiamati a operare per lo sviluppo della cultura della vita, testimoniando che ogni stagione dell'esistenza è un dono di Dio e ha una sua bellezza e una sua importanza, anche se segnate da fragilità. Le splendide parole di Papa Francesco pronunciate, in cui si parla del valore. Bonanni, quello che diceva, al di là del nonno che dà la paghetta, per carità importante, che aiuta come per fare insomma una sorta di babysitter quando i genitori devono andare a lavorare, ma i valori sono qualcosa di importante che spesso in questa società vengono calpestati. Certo, sono è come se consegnasse il testimone di una cultura, valori di popolo, dice il Papa, valori di comunità, valori vissuti, sperimentati, valori appunto codificati da un'esperienza, da un'esperienza appunto lunga, propria, e di chi ha tramandato loro appunto le esperienze stesse. Quindi sono una sorta di tratto d'unione tra generazioni. Questo è molto importante. I nonni, si sa, hanno molto tempo a disposizione, quindi si dedicano a questo, ma anche una sapienza adatta per farlo. Ma ascoltano le giovani generazioni, una battuta? Sì, ascoltano perché hanno fiducia e perché si sentono rassicurati soprattutto da un fatto, e qui è importante il rapporto tra nonni, figli e nipoti. I bambini vogliono conferme. Allora, i valori che mamma e papà trasmettono loro poi vanno verificati. Cioè, uno dei miei nipotini, quando i genitori non ci sono, rifà tutte le domande che ha fatto ai genitori per vedere le risposte, ma sulle cose importanti, perché pur avendo soltanto 8 anni mi chiede a me, a mio marito, dell'obbedienza, della libertà, se si ha diritto o no a disobbedire. E allora in quel momento i nonni intervengono per confermare e rassicurare che i genitori vanno seguiti. Allora, vediamo cosa dicono i nostri telespettatori, le mail che ci stanno mandando. Maris. Ci stanno arrivando diverse domande, ma volevo leggervi la mail che ci è arrivata da nonna Bianca, scritta però dal nipote Luigi, si è fatta aiutare nonna Bianca, e voleva sapere la ricetta del ciambellone che ci ha portato la nonna Anna. E allora ci fermiamo, Maris, qualche istante, diciamo alla nostra Anna Fenizia, tra qualche istante ci dovrà dire la ricetta, e poi anche qualche altra cosa utile da mangiare in maniera che non faccia male ai più piccoli. Ci fermiamo qualche istante per la pubblicità e torniamo in studio. Entriamo in studio, stiamo parlando dei nonni, questa grande risorsa del nostro paese, come aiutano le famiglie anche a risparmiare. Però c'era una domanda anche sulla qualità di quello che i nonni riescono a dare ai nipoti, anche dal punto di vista alimentare e di cibo. Lo chiedo ad Anna Fenizia. Questo ciambellone ci hanno chiesto da casa, come è stato realizzato? Diciamo che è di nonno Enrico. Però lei lo sa bene, sì. Ci dice brevemente come si fa un ciambellone. Le mamme di oggi spesso sono disattente. Questo ha il vantaggio di essere molto semplice e rapido, e perciò lo chiamiamo ciambellone dei 100. Con 100 g di farina 00, 100 g di farina 0, 100 g di fecola di patate, 150 g di zucchero, 100 ml di olio di semi, 3 uova intere, lievito chimico una bustina e vaniglia una bustina. Si mescola tutto e si versa in una teglia a forma di ciambella che sia stata imburrata e infarinata. Si cuoce a un forno già preriscaldato a 180 gradi, cresce, si dora,
si dovrebbe raffreddare prima di gustarlo, se si è capace di attendere. Bisogna resistere. Diciamo ai telespettatori che tra poco pubblicheremo su Facebook la ricetta, così la potete ritrovare. Ecco. La possono ritrovare subito, diciamo il ciambellone di nonna Anna e non Enrico, ormai è della nostra trasmissione. Ritornando invece all'aspetto economico, lei che ha fatto tante trattative, ma è possibile inserire nell'ambito degli accordi aziendali degli aiuti per le famiglie? Perché spesso, al di là dell'intervento dei nonni, bisognerebbe fare degli asili nido, magari aziendali, di creare una serie di attività che possano consentire magari a una coppia di fare dei figli, insomma, con più tranquillità, anche dal punto di vista economico. Bonanni, è possibile questo tipo di accordo oggi? O non siamo un paese ancora all'altezza, maturo per questo? Ma noi non abbiamo tanti asili nido quanti ne servono e tanti luoghi per l'infanzia quando ne servono. Non abbiamo, purtroppo è così. E quando le coppie giovani devono fornirsene, sono oberate da costi davvero esorbitanti. Ora, questo welfare aziendale si sta sviluppando nelle aziende e hanno un costo pure questi, insomma, no? Potrebbero far riferimento alla disponibilità di persone, di nonni, insomma, no? Per alcune funzioni che possono svolgere senz'altro. Come possono gli stessi nonni essere utilizzati per altro, per esempio nelle università e nelle scuole, come ausiliari, senza oneri. La terza età deve essere qualcosa di vitale oppure per gli altri. Per esempio, io non riscorderò mai una cosa molto bella, in Friuli capitò tempo addietro. L'azienda si accorse che i ragazzi che hanno di solito problemi a essere seguiti durante il periodo di istruzione, anche per esempio per inserirli nei posti di lavoro, per rendersi conto della loro vocazione, si accorsero in questa azienda che prendevano i giovani senza questa esperienza, venivano scaraventati in azienda e nessuno si occupava di loro. Hanno ripreso addirittura lavoratori già andati in quiescenza, già andati in pensione, per farne tutor per loro. Ecco, quindi ci sono tanti esempi da poter imitare, da poter replicare. Allora, vogliamo andare invece a Napoli, dove vediamo la dura vita, io dico, ma anche piacevole, vedrete, perché il servizio è molto, molto simpatico, realizzato da Renato Cavallo, la dura vita di un nonno che ha 6 nipoti. E come fa? Vediamo, a Napoli, Renato Cavallo. Buongiorno. Buongiorno. La famiglia del mio primogenito, con la moglie e con la figlia, che adesso ha 14 anni, Aurora. Questa sono la mia famiglia, i miei figli. Questo invece è Diego, ecco qua, con la sorellina Diego e Diana. Lo Stato in questi ultimi tempi non è intervenuto in nessun senso per voi altri giovani, e quindi una famiglia che si è formata da poco, che ha la possibilità di lavorare, quelli fortunati che riescono a lavorare anche se in condizioni precarie come la mia figlia e il marito, non potranno mai permettersi il lusso di avere una babysitter o un asilo nido come avevamo fatto noi ai nostri tempi. Non avendo la possibilità di sfruttare i nonni, abbiamo portato io e mia moglie, che lavoravamo, i bambini all'asilo nido e spesse volte, quando erano troppo piccoli, anche la babysitter. Tutti i pomeriggi vado a prendere la bambina a scuola all'1:15. Poi alle 2:15 l'altra bambina che sta fortunatamente alla scuola di fronte a casa. I miei nipoti sono la mia vita, come i figli, e quindi io, crescendo i nipoti, so di aiutare ancora i miei figli. Lei comincia a dare la pappa più piccolo e poi io mi presento con gli altri due e mangiamo tutti quanti, facciamo pranzo verso le 2:00. I tempi sono difficili e questi giovani veramente sono allo sbaraglio. Hanno tanto bisogno di aiuto, di lavoro. Ecco la mia nipotina. Ciao piccola! Ciao nonno! Come stai? Eccoci qua. Ciao, da un bacetto. I miei figli, senza noi altri, non so come avrebbero fatto, insomma. Sarebbe stato veramente un grosso problema. Loro con il lavoro
prima delle 4:30, delle 5, non tornano a casa. Dovrebbe essere tutto quanto gestito dallo Stato, perché lo Stato è tenuto a fare questo, insomma, per questo esiste. Purtroppo noi in Italia, e a pochi a Napoli in particolare, secondo me certe cose ce le sogniamo. Eccoci, Diana. Ciao. E chi verranno? E questa è la giornata dura di un nonno a Napoli. La sua com'è? Lo chiedo a Anna Fenizia, pure così pesante, è un po' più tranquilla. È impegnativa, ma gioiosa, non direi pesante, impegnativa. Però gioiosa perché dà proprio il senso del continuare ad essere utile alla nuova generazione, ma anche ai figli. E d'altra parte c'è l'esempio che viene dalle generazioni precedenti. Vedevo questo filmato, anche nella nostra famiglia i nonni, cioè i miei genitori, erano sempre pronti a sostenere anche economicamente attraverso la spesa fatta quotidianamente, attraverso piccole ma grandi attenzioni, di cui poi ho sentito la mancanza quando non ci sono stati più. Così allora facciamo noi. E allora vediamo cosa dicono i nostri telespettatori. Maris. Aumentano i nonni ai fornelli. Infatti nonno Luca da Merano ci chiede, prima abbiamo parlato di marmellate, voleva sapere da nonna Anna una marmellata veloce, possibilmente non di fragole perché sa che ormai potrebbe creare allergie ai nipoti. Quindi una nonna e una marmellata veloce da preparare. Quale la consiglia? È quella che normalmente facciamo a casa, avendo attenzione anche a non usare troppo zucchero. Perché non è necessario sovrabbondare in questo senso. Per esempio quella di pere, di pere non frullate, non passate, fatta a pezzi, messa a cuocere e senza mettere lo zucchero in un secondo momento, perché altrimenti la marmellata si scurisce. E per un chilo di pere basta mezzo chilo di zucchero. Una volta si diceva tanta frutta, tanto zucchero, non è necessario. E poi farla addensare e mettere nei barattoli, che poi l'importante è mantenerli in frigorifero una volta aperti. Proprio perché non c'è tanto zucchero, però sono buone, sono salutari. E buon appetito. E non è, ecco, Maris, prendi nota, mi raccomando, prendi nota, ti sta dando una dedicazione preziosa per la tua bimba. Vediamo le altre domande, Maris. Un'altra domanda ci arriva da nonno Tony, che ci scrive da Bologna e voleva sapere dal nostro Bonanni, ha sentito parlare di nonno civico, di che cosa si tratta, nonno civico? E soprattutto, Bani, posso aggiungere una cosa? E la terza età viene vista come un periodo in cui non devono fare più niente i nonni. Invece vediamo che intanto si andava a fare, ma potrebbero fare tante altre cose. Il nonno anche in condominio può aiutare, al di là dei propri familiari, tante persone. Questo nonno civico può essere un modo per rivitalizzare la persona? Sì, senz'altro. Possono fare. Intanto devono essere impegnati, come in qualche caso questo si fa, in formazione proprio per loro. Soprattutto per il nonno civico, no? Per esempio può essere un ausiliare del traffico, soprattutto vicino alle scuole, per esempio, no? Oppure può essere una persona che si dedica, per esempio, a facilitare il disbrigo di pratiche, naturalmente di coloro che hanno fatto pubblica amministrazione, o di coloro che danno la loro professionalità nei posti dove manca un legame con il cittadino e così via, dove la questione non funziona fino in fondo, cioè utilizzare fino in fondo le loro professionalità anche a costo di riportarle a scuola, cosa che i nonni apprezzano moltissimo, le persone anziane, perché hanno molto tempo a disposizione e vogliono sentirsi persone vive. Io vengo dalla cultura contadina, dicevo adesso la signora, dalle mie parti, in tutte le parti d'Italia, no? Ecco, i vecchi lavoravano fino all'ultimo giorno, certo facevano lavori molto più leggeri, però lavoravano fino all'ultimo giorno della loro vita e la loro vita si allungava naturalmente. E allora vediamo sempre i telespettatori. Maris? Ci scusiamo con la signora Caterina in attesa al telefono da Lodi. Intanto buonasera e chissà se anche lei è nonna. Buonasera Caterina. Buonasera. Ci dici? Io volevo fare una domanda. Perché mi sono recata all'ufficio postale, perché coi pochi risparmi vogliamo darli ai nipoti per poi poter studiare. La signora dello sportello mi ha detto: signora, stia attenta, perché se supera i 5.000 euro anche sul libretto dei bambini deve pagare una tassa di 34 euro, mi sembra, e 12 euro.
Io dico, è possibile questo? Facciamo tanti sacrifici per poter dare qualcosa ai nipoti e poi vengono tassati di 34 euro quando di interesse ne prenderanno una in mezzo all'anno. Ecco, grazie, grazie per questa testimonianza. Una battuta, Bonanni, le tasse arrivano anche sui, sì, anche ogni, sui più purtroppo piccoli. Purtroppo ogni occasione è buona per lo Stato di racimolare soldi a danno dei cittadini. Non si risparmia su tante cose che invece occorrerebbe risparmiare, e invece le operazioni continue di cose conosciute e non conosciute avvengono ogni giorno. Le tasse aumentano a tutti i livelli. Anche questa è una tassa odiosa, nascosta, ma è una tassa. Ancora, vedo che arrivano tante domande, e questa è una cosa che ci veramente ci tranquillizza da un punto di vista, ma soprattutto ci fa piacere. Maris, rapidamente. Una domanda molto pratica. Prima abbiamo detto le mamme e i papà hanno poco tempo, e quindi ecco una ricetta veloce e sana, che non sia però un dolce, ci chiedono. A rigiro ovviamente a nonna Anna. Certo, ce ne sarebbero tante. Da fare questa sera, nonna Anna, forse da fare questa sera, tornando a casa, se ci ascolta qualcuno, dice che cosa può fare? Penso che l'importante sia fare pietanze semplici ma genuine. Una delle pietanze che piace sempre ai miei nipoti è la pasta col pomodoro fresco, però passato, perché non deve essere a pezzetti. E di fatto è nutriente, col parmigiano è già un piatto completo che può essere insomma sufficiente. Che piace a tutti noi, perché ci ricordiamo, è la cucina dei ricordi. Che piace a tutti. E l'altro si consiglia tanto di consumare pesce, e i bambini vanno educati fin dall'inizio a degustare il pesce, che è utile e che è alla loro salute, ma che è anche buono. Anna, come si fa a come facevate a far mangiare la verdura, che è spesso la cosa che i bambini non piace mai, non fate? Lei come faceva? Le devo dire la verità. Proprio rapidamente. Sì, si presentava tante volte finché il piatto non era vuotato. Quindi se non si mangiava a pranzo si riproponeva a cena. Quindi anche un'educazione rigida, certo. È giusto a volte l'educazione rigida. Ma perché il gusto si educa. Quindi la prima volta non sarà piacevole, la seconda volta forse si sopporta, la terza volta piacerà. Devo chiudere con Raffaele Bonanni, una domanda gliela devo fare, insomma, da ex segretario generale della CISL, ha fatto tante trattative, ma proprio sulla vicenda dell'APE, dell'anticipo pensionistico, visto che se ne parla tanto in queste ore, ma secondo lei è qualcosa di positivo o di negativo? È davvero qualcosa che funziona? Come ha detto Boeri, poi ha ritrattato il presidente dell'IPS, ha detto ma non serve a niente. No, non è che non serve a niente, serve, cioè bisogna fare un discorso molto lungo. Allora, le pensioni non si possono toccare, gli equilibri e finanziare le pensioni, perché è l'unico pegno che noi abbiamo dato all'Europa, che i governi hanno dato all'Europa. Posto questo, è difficile che metteranno mani lì. Questa vicenda dell'API risolve i problemi, però solo per una nicchia di lavoratori che vanno in pensione, cioè gente che sta bene, vuole anticipare l'andata in pensione, sta bene finanziariamente in famiglia, può farlo perché sta bene, e quindi decide di andarsene 3 anni prima e se ne va 3 anni prima. Però la generalità dei lavoratori no, però ad alcuni serve. Comunque la soluzione per le pensioni non si risolve con una sola soluzione, con molteplici soluzioni. L'accordo questo accordo io lo approvo alla condizione che si spieghi bene a chi serve. Grazie ai nostri ospiti, davvero grazie a Raffaele Bonanni, docente dell'Universitas Mercatorum, già segretario generale della CISL, grazie davvero di averlo ritrovato qui, e grazie davvero anche per il ciambellone, e non solo per quello, davvero, ad Anna Fenizia, insegnante, ora in pensione, e nonna. Grazie davvero ai nostri ospiti per questa puntata molto particolare. Maris. Ricordiamo, la ricetta del ciambellone dei 100 si trova su Facebook. Noi abbiamo un saluto importantissimo da fare. Ovviamente si tratta di una nonna, nonna Teresa, ricordiamo 95 anni, da Roma si è trasferita nella provincia di Treviso, precisamente a Francenigo, e adesso è ricoverata. Quindi a lei un bacione grande. La salutiamo, nonna Teresa, che sta lì e che ci segue sempre. Davvero un saluto affettuoso. Esatto, un saluto a lei e a tutti i nonni, li ringraziamo per il lavoro che svolgono. Noi vi diamo appuntamento a martedì 1 novembre, è festa, ma noi ci vediamo alle 19 per parlare di pensionati all'estero. Quindi se vi state domandando perché e soprattutto come è possibile farlo, ci vediamo martedì 1 novembre. Ecco, sì, in tanti vedo che Bonanni, in tanti vanno via. Ne parleremo nella giornata di martedì. Allora, grazie a tutti, buona serata e buon fine settimana a tutti. Grazie.